Buonasera ai nostri ascoltatori. Per questa puntata di Sindaci e Città vi vogliamo proporre un itinerario diverso dai soliti. Vi abbiamo presentato tante città d'arte, tante città storiche. Ebbene, questa sera vi vogliamo proporre una piccola città conosciuta nell'Umbria per essere una bellezza paesaggistica, naturale, con tanti boschi, tante colline, tante vallate, tutte da scoprire. E soprattutto ricca e conosciuta per il tartufo. Questo prezioso tubero che viene cercato nelle montagne, viene scovato dai cani e tanto apprezzato da noi uomini. Ma come si cucina il tartufo? Come si conserva il tartufo? Quali sono le idee migliori per gustare il tartufo? Innanzitutto diciamo questo, che il tartufo non va lavato se non poco prima di essere utilizzato, non va soffritto con l'aglio come fanno tante massaie, tante donne e anche tanti uomini, e soprattutto quando lo si conserva è consigliabile conservarlo grattugiato e poi messo in piccoli contenitori di vetro e infilato nel surgelatore. Qualcuno lo infila nel surgelatore addirittura avvolto intero in carta stagnola, però dobbiamo dire che quando poi ci sarà lo scongelamento, purtroppo il tartufo prende acqua e quindi perde tante delle sue caratteristiche e diventa difficile poterlo grattare su pasta asciutte e su carni. Qualcuno magari lo nasconde all'interno di un vaso ricolmo di riso, in questo modo il tartufo si asciugherà pian piano e il riso prenderà il sapore del tartufo. Sono tanti modi, però a detta degli esperti quello migliore è di grattugiarlo e poi surgelarlo. Ad ogni occasione sarà il caso di tirarlo fuori, scongelarlo a temperatura ambiente, pronto per essere gustato con tanto piacere. La città dove andiamo è Valtopina, sono appena 1500 abitanti, piccolissima ma davvero molto graziosa. Sindaci e città. Voglio tornare indietro con Giancarlo Picchiarelli, è la prima volta che ci siamo incontrati e per Sindaci e città gli avevo fatto un'intervista davanti al grande camino di Angelo Luzzi al Tartufaro. E alla fine dell'intervista avevamo praticamente cotto il sindaco. Oggi siamo in una situazione diversa. Giancarlo ha passato una vita dedicata al tartufo, ma non ha dimenticato mai Valtopina. E credo che questo pubblicamente te lo devo riconoscere, di essere uomo che ha dato tantissimo a questo territorio. Ma in effetti la coerenza nella vita credo che sia fondamentale, per cui al di là dei momenti nei quali si può essere più o meno impegnati pubblicamente, ma si rimangono sempre persone, si rimane sempre persona che ha vissuto interamente per dare un contributo al territorio dove si vive. Ho avuto la soddisfazione di svolgere questo ruolo anche a livello, diciamo, importante come amministratore pubblico. Ho passato dei tempi anche impegnativi, il terremoto, ricordavi già prima quando ci siamo conosciuti, avevamo un territorio tutto da valorizzare, non avevamo un posto letto, pochissime attività commerciali, quasi zero ristorazione. Con il terremoto ci abbiamo avuto l'opportunità di dare anche una nuova prospettiva al nostro territorio, che comunque al di là di chi oggi amministra credo che sia un patrimonio di tutti, compreso il sottoscritto. Un piccolo paese con appena 1500 abitanti, quasi un pugno di case che si affacciano silenziose sulle sponde del fiume Topino e che dalla vallata omonima prende il nome. È Valtopina, centro della Valle Umbra Sud a metà strada tra Foligno e Nocera. Piccino, è vero, ma forse proprio per questo interessante ed apprezzato. Tanti turisti, tedeschi soprattutto, lo scelgono ogni anno come luogo ideale per le proprie vacanze. Ne apprezzano il distacco dalla vita chiassosa e frenetica dei centri maggiori. Amano i colori che la natura sa regalare ad ogni stagione, scegliendo il silenzio e l'ospitalità offerta. E non manca un bene prezioso mandato dal Signore come la manna. Tartufi e delle qualità di nero e di bianco, cosa difficile da ripetersi in altre nature,
e che hanno fatto di questa striscia di terra autentico paradiso per tanti buongustai e vera risorsa per i valtupinesi. Oramai avvezzi alla cerca dell'oro della terra, divenuto mezzo di guadagno integrativo, spesso o indispensabile come in alcuni casi. È un'immagine inedita dell'Umbria. Vi abbiamo fatto conoscere i luoghi d'arte e di storia, con ogni città e paese pronta a raccontare il suo passato. Ma per Valtopina vogliamo fare qualcosa di diverso ed invitarvi a calarvi in una dimensione che sembra dimenticata, dove le tradizioni hanno ancora valori intatti, dove è spontaneo il salutarsi anche tra persone sconosciute, dove i silenzi aiutano a riscoprire la spiritualità dell'uomo, dove i gesti hanno ancora il sapore di ricordi passati e dove il tempo sembra misurarsi solamente con le piene e le secche del fiume. Giancarlo Picchiarelli, 45 anni, è il sindaco di Valtopina. Una piccola città, come si vive in questa piccola città, signor sindaco? Ma noi ci viviamo bene, tanto è vero che da diversi anni questa sensazione di viverci bene non è solo del sottoscritto, ma di diverse persone. E dopo lo spopolamento che c'è stato negli anni 60, infatti stiamo mantenendo il livello di popolazione intorno ai 1.400 abitanti. Si sta, diciamo, stazionando questa presenza di cittadini, di abitanti che sicuramente hanno scelto Valtopina proprio perché ci si vive bene. Perché la scelta di fare il sindaco? Beh, bisognerebbe guardare un po' a tutta la storia precedente, nel senso che sono diversi anni che sono stato sempre impegnato a livello sociale, quindi da esperienze nel Consiglio Comunale a esperienze anche nelle associazioni locali, e da lì col tempo sono venuti anche i momenti dove il sottoscritto si è dovuto impegnare anche a livelli di maggiore responsabilità, tra cui questa di sindaco. Precedentemente avevo avuto un'esperienza nella comunità montana come vicepresidente, quindi è stato, diciamo, un percorso che ormai da molti anni mi ha portato a svolgere questo ruolo. Il terremoto aveva fatto danni terribili, però ha insegnato anche che la solidarietà è straordinaria. Dicono sempre che l'italiano è una persona che non ha valore, l'italiano è una persona che non è capace di capire, di comprendere, eppure a vedere quei tempi del terremoto non possiamo fare altro che dire meravigliosa Italia, Giancarlo Picchiarelli. Assolutamente, meravigliosa Italia. I meravigliosi gli italiani, perché l'indole umanitaria del popolo italiano proprio esce fuori nei momenti di difficoltà. Purtroppo spesso ci facciamo del male perché non pensiamo mai che poi effettivamente certe culture, certe sensibilità sono storiche. Italiano brava gente, insomma, no? È un detto che poi in realtà, insomma, non è scomparso, nonostante i tempi oggi mettano un po' troppo alla prova quelli che sono i veri ideali, diciamo, di noi italiani. E nei momenti di emergenza, purtroppo, che sono frequenti, anche di recente, no, riscontriamo, no, quanta solidarietà, quanta disponibilità, quanta umanità si esprime, e devo dire anche dalle nuove generazioni. Quindi in realtà i tempi cambiano, ma gira siamo sempre lì e speriamo di mantenerli questi valori. Qual è l'insegnamento che ricorda di più di suo padre? Mio padre è morto per un incidente sul lavoro, quindi è chiaro che questa cosa mi è rimasta impressa, nel senso che il sacrificio per il proprio dovere è stata quella che di più mi ha accompagnato per tutta la vita. Quindi proprio il senso del dovere, dell'impegno come persona sul lavoro e su quelli che sono gli insegnamenti principali, diciamo, della vita. Questo è sicuramente stato un aiuto, pur derivante da una situazione, diciamo, non felice. Per cui, il ricordo maggiore è proprio questo, insomma, l'alto senso del dovere, per cui una persona in certi momenti magari deve anche, come si dice, sacrificare la propria vita. E i ricordi di sua madre? Mia madre è una persona molto semplice, molto dolce, chi la conosce può sicuramente confermare queste parole, non sono le parole di parte del figlio, quindi
per me mia madre è ancora una persona validissima come vivacità, come intelligenza, per cui anche il suo buon senso, il suo modo di fare è di grande aiuto per capire un po' quelle che sono le cose vere della vita. No? Si parla tanto del partito dei sindaci. Secondo lei la popolazione, i cittadini di Valtopina, hanno scelto il sindaco Picchiarelli per l'uomo o per il simbolo che rappresentava? Vorrei ricordare che qui a Valtopina ci sono state delle esperienze politiche abbastanza movimentate nel passato e comunque è chiaro che l'aspetto politico influisce, però il rapporto diretto con le persone credo che è superiore e ritengo che l'inizio della mia esperienza sia dovuta soprattutto a questo, cioè al di là di rappresentare tra l'altro una formazione politica, ho ritenuto sempre più importante rappresentare un insieme di proposte, di interessi diciamo generali della collettività, per cui al di là del credo politico credo che in molti si può essere d'accordo su dei programmi, su delle intenzioni diciamo che i sindaci debbono poi tradurre in atti amministrativi. Allora Angelo per il mese d'agosto una mano la dà, io mi sono offerto volontario per farlo. E se Giancarlo Picchiarelli dice sì, ci sto anche io, ricordo quello che diceva Don Pierino Gelmini: uno è solitudine, due è vita di coppia e tre inizia a essere già una comunità. Realizzare una stagione estiva con gli amici che vengono da fuori, con la gastronomia, insieme ad Angelo Luzzi del Tartufaro, credo che questo potrebbe essere, caro vicepresidente dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, quello che tutti aspettiamo. Ma il fatto che anche in questa occasione mi è stato chiesto un contributo e l'ho dato, anche perché, come dicevo, insomma, sono coerente con il mio trascorso di persone impegnate nell'amministrazione, ma anche di singolo cittadino che ha sempre creduto in questi valori e in queste risorse e queste energie che poi il territorio offre. Tra l'altro io ancora, diciamo, come Associazione Nazionale Città del Tartufo sono presente in qualità di vicepresidente, quindi questi rapporti, questi legami, ma anche un lavoro che dobbiamo fare proprio per sostenere i vari associati, tra cui Valtopina, ma ce ne sono una decina e più in tutta la regione dell'Umbria, quindi io quando mi impegno per questo territorio in realtà ho nel cuore l'intera realtà regionale che vive soprattutto di queste manifestazioni, di questi momenti di valorizzazione e di promozione di un turismo che secondo me è l'unica prospettiva economica che possiamo avere a medio e a lungo termine, perché abbiamo visto insomma che nel manufatturiero, nell'industria e quant'altro spesso i posti di lavoro non durano a lungo.